da assessore alla transizione ambientale più che da sindaco, quindi proporrò in giunta e all'interno del piano dell'area che porteremo in consiglio è dichiarare fuori legge le caldaie a gasolio per l'inverno 2023, dall'inverno 2023. In altre parole, 3 anni di tempo e quindi un tempo anche per intervenire. E voglio precisare, però, questa sarà una misura che riguarda il privato e il pubblico, perché noi ci prenderemo la nostra parte. D'altro canto, credo che se c'è una cosa su cui non si può discutere, che è scientifica, cioè possiamo metterci a sorridere sulle pizzerie, però sulle caldaie a gasolio mi pare che sia qualcosa di totalmente accettato da tutte le analisi. Ormai noi siamo arrivati a questo zoccolo duro di circa 1500 condomini che non la cambiano, per cui di fatto è necessario intervenire con la regolamentazione. Io non voglio solo regolamentare, voglio anche supportare, per cui chiamerò già dalla settimana prossima gli amministratori condominiali, li farò chiamare dai miei uffici per capire cosa si può fare. Risentirò il governo per capire se i finanziamenti possono essere diversi. Rifletterò a livello di anche nostro di giunta per capire se possiamo fare di più. Chiamerò gli installatori e i produttori di impianti per capire se si può fare di più. Però insomma, questo è uno degli elementi fortemente inquinanti. Quindi ripeto, senza esterismi, senza mettere in difficoltà chiunque, perché 3 anni di tempo sono tanti, ma voglio dire ai milanesi che non ci fermiamo e che pur con i tempi necessari prendiamo anche iniziative coraggiose, ben più coraggiose che bloccare il traffico una domenica. Quanti sono gli impianti comunali ancora a gasolio, quindi si può intervenire? Ma ce ne sono a questo punto non molti, alcune decine, diciamo che appartengono fondamentalmente alle due macro categorie di edilizia pubblica e scuole, però ho fatto fare una verifica e lo possiamo fare. Affretteremo alcuni percorsi, però è chiaro che se non diamo l'esempio noi, poi hanno ragione chi non farà una cosa del genere, ma lo faremo.